In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello». Don Oreste Benzi, sacerdote riminese morto alcuni anni fa e ora in procinto di santità, soleva spesso dire che l'uomo non è il suo errore. Il non giudicare del Vangelo di oggi non significa spegnere l'intelligenza del raziocinio ed evitare di condannare il male. Questo errore sarebbe peggiore del primo. Si chiama indifferenza. L'indifferente è colui che pensa che poiché milioni di altri fanno la loro parte, è inutile che egli faccia la sua, tanto nulla cambierà, né in peggio né in meglio. L'indifferenza annulla la responsabilità e la volontà, salvo poi accusare di tutto il destino. No, il cristiano di cui parla il Vangelo è responsabile dei propri atti e di quelli degli altri, ma si deve fermare a giudicare questi. Non può identificare il peccato con il peccatore, l'uomo con il suo errore. O meglio, deve dare sempre possibilità al peccatore di riscattarsi dal peccato. Questo significa non giudicare. A volte c'è il rischio che i cristiani, con la loro psicologia di dottori della legge, spengano ciò che lo Spirito Santo accende nel cuore di un peccatore, di qualcuno che sta sulla soglia, di qualcuno che comincia ad avvertire la nostalgia di Dio. Che cosa dunque è veramente grave nella vita di un cristiano? È grave giudicare gli altri con intransigenza e livore. È grave e ipocrita condannare con forza e severità gli altri perché commettono atti che sovente proprio chi condanna compie a sua volta. È ancora più grave se dei comportamenti peccaminosi diventano mezzi di ricatto, di potere, di complicità, fino a condurre battaglie comuni contro altri sentiti come nemici. Chi non giudica non sarà giudicato. Chi fa misericordia otterrà misericordia. È in questa comprensione del Vangelo che Papa Francesco ha detto all'Episcopato brasiliano: serve una Chiesa capace di riscoprire le viscere materne della misericordia. Senza la misericordia non è possibile inserirsi in un mondo di feriti che hanno bisogno di comprensione, di perdono, di amore.